Unione Bancaria e Basilea 3 2015, nel suo intervento nella sessione plenaria, ha parlato degli investimenti nel controllo dei rischi non solo come costo, ma soprattutto come elemento strategico. Lo sono, gli investimenti in risk management sono un elemento fondamentale per la definizione di una strategia di una banca. Il concetto che sono un costo non è assolutamente un concetto accettabile nell'attuale contesto. Vi sono tre ragioni per le quali questi investimenti sono un elemento che rafforza la capacità di competere delle banche sul mercato. Il primo elemento è rappresentato dal fatto che in un'economia come quella italiana, che ha vissuto una lunga fase ciclica negativa da cui ora si sta riprendendo, essere in grado di quantificare bene i rischi è un elemento strategico fondamentale, essenziale, in grado di distinguere le banche che riescono bene sul mercato dalle banche che riescono meno bene sul mercato. La seconda ragione è una ragione tecnica, ma ahimè la tecnica fa parte, diciamo, del mondo bancario, e cioè le banche che investono di più sui sistemi di risk management sono alla fine banche in grado di quantificare i propri rischi in maniera più precisa anche nei confronti dei regulators. Sto alludendo alla tematica dei modelli interni, e quindi banche in grado di abbassare i requisiti di capitale per una data entità di attivi bancari. La terza e anche questa molto importante ragione è che nel nuovo contesto SSM, in cui si è passati ad una vigilanza, se vogliamo, anche più basata sui dati, più formale, dove bisogna costruire quasi ex novo una fiducia che le banche avevano con la Banca d'Italia in passato e che adesso devono ricostruire con la Banca Centrale Europea, gli investimenti in risk management aumentano la capacità di risposta delle banche alle domande che l'ICB continuamente fa di dati, di informazioni, ed essere in grado di rispondere con tempestività, con precisione e di supportare empiricamente le proprie ragioni è una questione cruciale, è una questione appunto di quasi esistenziale per le banche italiane. Parlava di modelli interni, ma ha senso investire quando si parla di riduzione del ruolo dei modelli interni? Ottima domanda, ed è un tema che molti banchieri di questi tempi si pongono. Sì, ha senso, perché questo dibattito, che è assolutamente in corso e che vedrà il suo esito verso la fine dell'anno, ha dei vari possibili esiti, ma tra gli esiti possibili non c'è quello dell'eliminazione dei modelli interni. Ci sarà sicuramente una tendenza a far convergere di più gli outcome, i numeri che vengono fuori da questi modelli interni, ma non vi sarà un'eliminazione dei modelli interni, e questo è, diciamo, assolutamente certo.